Un'industrializzazione profondamente radicata nel territorio, la storia di un marchio, Ariston, che ha fatto epoca e dei suoi prodotti, cucine, elettrodomestici, termosanitari, venduti in tutto il mondo. Quella che vi raccontiamo oggi allora è un'affascinante avventura imprenditoriale che attraversa tre generazioni, è la storia di Aristide Merloni, classe 1897, figlio di contadini, un semplice perito industriale che ha saputo cambiare il destino della sua famiglia e soprattutto della sua regione, le Marche. Siamo nei primi anni 50, infatti, quando Merloni conosce Enrico Mattei, il fondatore dell'ENI, che ha dato un nuovo impulso allo sviluppo energetico in Italia. Anche lui marchigiano. È un incontro decisivo, l'inizio del miracolo italiano. Stava sorgendo l'astro di Enrico Mattei, che era legato, era nato ad Acqualagna, in provincia di Pesaro, ma era legato a Matelica. E a un certo punto lui era un ammiratore di Merloni perché vedeva questo giovanotto, ancora era giovane, che stava crescendo. Intanto vorrei dire che Enrico Mattei frequentava casa nostra. Sono venuto a cena dalle 3 alle 4 volte, 5, adesso il numero non me lo ricordo, ma veniva a cena. Si incontrano a Matelica perché Matelica decide di dare la cittadinanza onoraria a Mattei, che era già qualcuno. Ed era molto soddisfatto che aveva potuto assumere tante persone da Matelica, perché anche lui ha alimentato Matelica. Erano lì, gli arriva il suo vecchio datore di lavoro e gli dice: Enrico, ma se tu ti porti via tutti i nostri maschi, perché lui si era dato da fare, crescendo l'ENI assumeva, se tu ti porti via tutti i nostri maschi, le femmine nostre se devono mettere a fare le puttane? Matteo rimase di stucco, rimase scioccato e ma capì subito che aveva ragione. E certo, ha ragione. E certo, se non facciamo qualche cosa qui e che se portiamo via tutti i giovani è finito, allora il paese muore. Io stavo lì, ho sentito tutto. Io ho detto: papà, noi abbiamo un progetto, vedi, per fare una fabbrica di bombole, che la faremmo a Fabriano. Dico, cioè, potremmo anche fare la Matelica, non è che 15 km siamo. Così diamo un po' una possibilità di occupazione. Qui. Papà era titubante, e poi dopo, diglielo, diglielo. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Mattei disse: facciamo i grandi serbatoi. Aristide disse: no, facciamo le bombole gas. Il gas sta crescendo. Morales fecero lo stabilimento a Matelica delle bombole per gas. Mattei decise di dare diede una commessa di, non mi ricordo, 50.000, 100.000 bombole prima ancora che partisse la fabbrica. Ha dato i disegni delle bombole dell'AGIP, il prezzo è quello che facciamo a tutti gli altri, che era 4.250 lire a bombola, non ricordo, e partite. E noi abbiamo, non è che ci ha dato l'ordine così, però ce l'aveva detto, noi abbiamo preso la parola, abbiamo preso i disegni e via, ci siamo messi a lavorare. Nel maggio del 1953, dunque, Aristide Merloni e suo figlio Francesco mettono in piedi una fabbrica di bombole grazie a una commessa dell'ENI di Enrico Mattei, un investimento sulla fiducia, un patto tra marchigiani che in pochi mesi, dopo la prima consegna, porta l'azienda di Matelica già in utile. L'amicizia tra Merloni e Mattei sembra destinata a durare a lungo, ma all'improvviso, nel rapporto d'affari tra i due, si inserisce un'altra personalità forte di quegli anni,
e Giorgio La Pira, l'energico sindaco di Firenze. Nel frattempo era successo che durante l'inverno la Pignone, quell'azienda che io ho visitato, è andata in crisi. Arrivò la crisi del Pignone, il famoso Pignone, la fabbrica di Firenze, la fonderia di Firenze, e la Pira si rivolse a Mattei e obbligò Mattei a rompere l'accordo con Merloni e fece dare i soldi che dovevano andare a Merloni, andarono per ripristinare il nuovo Pignone, quello che poi si chiamò il nuovo Pignone. Cioè, quando la Pira gli dice devi farlo perché Dio lo comanda, e Mattei dice ma non era... Mattei, lo Spirito Santo mi ha detto che prenderai il Pignone. Senti la Pira, tu sai il rispetto che ho io per lo Spirito Santo. Ma questa cosa non la farò. E poi richiama e fa, benissimo, prendo la Pignone. Lì il buon Aristide passò un momento molto duro perché aveva già fatto tutti i suoi progetti e dovette accantonarli. La prese, in effetti, il rapporto con Mattei è un rapporto tra due personalità piuttosto molto... molto diverse, molto personalità forti e che avevano anche soggezione l'uno dell'altro. In effetti Mattei fece capire a papà che se gli dava dei contributi, perché lui aveva tante richieste per la costruzione delle chiese a Milano, che glielo chiedeva il cardinale Montini, mi pare che era quella volta, e allora insomma a mio padre lasciò cadere. Il padre che queste cose non le considerava. Aristide, di fronte agli operai che non li manda a casa e continua a dargli lo stipendio, una cosa che dura 3 mesi. Fa un po' da cassa integrazione privata, che non c'era quella volta, no? Noi siamo andati alla concorrenza e abbiamo trovato la possibilità di andare avanti ugualmente e abbiamo fatto un'azienda che in pochi anni ha sbaragliato tutti i produttori italiani. Le bombole si vendevano negli empori e vendevano anche scaldabagni. E a un certo punto si dice, beh, possiamo mettere a fare anche noi, la tecnologia è uguale, il corpo è uguale a quello della bombola, basta metterci intorno un isolante, una camicia di lamiera leggera, eccetera, eccetera. Il problema era quello di metterci anche i tubi per far entrare l'acqua, insomma. Si parte con questa cosa, in un reparto di Matelica. Nell'Italia del dopoguerra, qual era l'elettrodomestico a portata di tutti? Era il fornello a gas, neanche la cucina, il fornello a gas, ed era abbastanza facile, tutto sommato, legato in fondo anche alle bombole, no? Come idea, produzione e tecnologia abbastanza semplice, cominciarono con quella e poi dopo l'evoluzione, passando alla cucina intera e poi agli elettrodomestici fino al lavaggio, che è più complicato, no? E poi dopo la sofisticazione dell'elettronica e qui veramente la industrializzazione è stata sempre un pallino in testa di tutti e due i fratelli, cioè tecnologie la più moderne possibili, quindi economie di scala molto forti, spingere sul mercato. Dalle bombole ai fornelli a gas, passando per gli scaldabagni, fino alle cucine con elettrodomestici. Il successo di Aristide Merloni negli anni del boom economico è frutto della qualità degli investimenti, della tenacia, dell'attitudine al rischio, ma anche, lo avete sentito, di un forte senso di responsabilità nei confronti dei suoi operai.
La sua del resto è un'attività indissolubilmente legata alla terra d'origine, nata e portata avanti dal nulla in una regione storicamente povera ed arretrata. Aristide nasce nel 1897 ad Albacina, una piccola frazione in provincia di Fabriano. Il padre Antonio è un piccolo coltivatore diretto, ma sa leggere e scrivere. Si improvvisa notaio ad Albacina e lavora come custode presso la centrale elettrica di San Vittore. Riesce così a far studiare il figlio Aristide. Lui è stato a scuola, ha fatto le elementari ad Albacina. Poi ha fatto le scuole professionali a Fabriano, dove alloggiava nella casa di un ingegnere che abitava al centro di Fabriano e aveva preso a ben volere questo ragazzo molto brillante ed intelligente. Ed è proprio su stimolo del suo maestro che Aristide viene indirizzato all'Istituto Tecnico Montani di Fermo, una delle eccellenze per l'epoca nella formazione dei tecnici industriali. Prima di trasferirsi a Fermo, Aristide incontra Maria Mattioli, figlia di uno dei notabili di Albacina. Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto. Era una famiglia, insomma, benestante, indubbiamente una delle famiglie, anzi forse la famiglia principale del paese. Si sono conosciuti così prima della guerra, poi si sono perduti durante il periodo della guerra perché mio padre è stato militare. Poi hanno ripreso magari la loro relazione dopo la guerra. Mamma aveva una grande umanità, ecco, veramente l'umanità. Quella che ha accompagnato con grande fedeltà anche. Poi mio padre era esuberante, nei momenti anche nervoso, o anche magari sbagliando. In un certo senso aspro in certi momenti e magari le cose non andavano bene perché allora se la prendeva con la moglie, scaricava tutto su di lei, insomma, cosa veramente che io giudicavo assurda e lei ne soffriva tanto. Aristide Merloni e Maria Mattioli si sposano nel 1921 nel loro paese natio, Albacina. Sono anni difficili, manca il lavoro e Aristide, come gran parte dei giovani italiani, è costretto a emigrare al nord. Va in Piemonte e lì le cose vanno meglio. Il giovane perito trova lavoro in un'azienda meccanica che produce bilance, diventa amministratore delegato, arriva a guadagnare la cifra astronomica per allora di 4.000 lire al mese. Ma qualcosa dentro di lui lo spinge a lasciare tutto. A 33 anni Aristide si dimette, torna a casa con tre figli e in tasca 12.000 lire di risparmi. Era talmente fissato, e questo nei suoi figli era fortissimo, nel rapporto con la sua città, che quello che mi colpì è questo: è andato in Piemonte, ha creato una struttura legata a quello che era lo sviluppo modesto, ma lo sviluppo industriale di allora. Torna in un luogo del tutto senza cultura industriale e lì ci rimane per via delle radici, non per via della convenienza industriale, per via delle radici. Se potessi avere 1.000 lire al mese, Aristide sentiva la vocazione, era marchigiano non solo di nascita ma di vocazione e sentiva che tutto quello che lui avrebbe fatto l'avrebbe dovuto fare nelle Marche, per le Marche, con le Marche. Lui è tornato con una volontà, la volontà di dare lavoro fondamentalmente. Lui diceva non c'è valore nel successo se non c'è anche una crescita del valore nella società. Perché lasciare tutto? Per quella molla interiore, quel suo shock che ha avuto da ragazzo
quando ha visto i suoi parenti, i suoi amici andare in un'emigrazione senza ritorno. Io volevo andare in Germania perché si guadagnava anche bene. E la mia madre, ma dove vai, dove vai? È meglio poco a casa che tanto fuori, poi non c'hai 19 anni. Se dovessi stare poco bene, chi ti guarda, chi ti assiste? Io accettavo il poco floriano. Occorre fare qualche cosa per il riscatto della nostra terra, per il riscatto della gente, perché qui la gente possa lavorare, fare una vita tranquilla nella propria terra dove sono nati e dove vogliono continuare a vivere e a lavorare. Arriva dal Bacino e compra, si mette in società con il suocero per essere padrone dell'azienda. L'azienda va male, l'azienda fallisce e lui si trova in braghe di tela. Comunque sempre animato da questo spirito di fare l'azienda propria, è andato anche a raccogliere soldi attraverso l'amicizia col parroco, è riuscito anche a raccogliere un po' un gruzzoletto di soldi da amici che hanno prestato dei soldi per poter. È partito nel luglio del 1930 con 5 operai. È stato un uomo duro di carattere, ha avuto la forza come era un tecnico. È venuto qui, ha cominciato come uno scherzo con pochi operai del paese e piano piano. Lui comincia a fare delle bascule, tipica necessità di un paese agricolo, che ha bisogno che venga misurato quanto viene prodotto. Tante quelle persone che lavoravano in campagna, non avevano mestiere, è stata una ricchezza. La famiglia abitava a Fabriano e andava in bicicletta da Fabriano ad Albacina e poi la sera ritornata a casa si metteva alla macchina da scrivere, subito dopo cena a scrivere le lettere magari andavano a lungo fino alla mezzanotte inoltrata, poi andava alla stazione sempre in bicicletta per impostare le lettere e mandarle e spedirle in modo che arrivassero prima a Roma o a Milano che fosse. Negli anni 30, insomma, la Merloni arriva a coprire il 70% del mercato delle bilance in Italia. Intanto il piccolo capannone di Albacina, dove tutto è iniziato, è diventato troppo piccolo e l'azienda si è trasferita a Fabriano. Gli anni della guerra però segnano una battuta d'arresto, molti operai vengono richiamati sotto le armi e l'azienda viene prima chiusa e poi requisita dagli alleati. Aristide però non si è mai compromesso col regime e trova la forza per ripartire. Fin dal 1943 assume la presidenza della Cassa di Risparmio di Fabriano e il consenso nei suoi confronti continua a crescere. Ma non basta, la sfida della ricostruzione è ancora tutta da vincere, passa anche per un impegno politico in prima persona. Fabriano era una città, una specie di Peppone e Don Camillo, insomma, in cui c'era una cultura politico-cattolica forte, ma subito dopo la guerra c'era un predominio delle sinistre, per ovvie ragioni, insomma, l'antifascismo, Fabriano ha sofferto molto col fascismo. La politica era molto sentita, era molto partecipata, e lo scontro era molto forte nella città. La Democrazia Cristiana aveva bisogno di un uomo forte per contrapporlo allo strapotere, chiamiamo così, al controllo dei comunisti, erano poi comunisti. Allora Merloni cosa c'aveva? Era uno che aveva consenso perché aveva cominciato a imbarcare gente, a dare lavoro in giro, stava facendo fabbriche intorno. Era uno sicuramente democristiano perché lui aveva avuto un'infanzia da militante cattolico. 10-11 anni faceva l'organizzatore dei circoli della cristiani, insomma della parrocchia.
giovane cattolico di educazione cattolica partecipava attivamente, questo era il periodo. Il partito locale dice, beh, allora tu fai il sindaco a Fabriano, gli danno questa cosa, lui assume questa cosa volentieri. Tutti noi abbiamo cercato di mandare su a questo, era sindaco, ma a mandarlo su al Senato, mi ricordo. Non solo votarlo, ma cercare magari per le campagne, eccetera, di fargli dare il voto, insomma. Non volevamo, i figli, insomma, dicevamo, guarda che viene in politica, poi ti impegni troppo. Ha voluto fare impegnarsi perché capiva che era necessario impegnarsi e in poco tempo, insomma, lui raddrizzò il bilancio del comune. Credo abbia avuto il merito di far conoscere le Marche. Le Marche sono una regione piccolina, le Marche sono una regione, anche se vuole un po' emarginata dal resto dall'Italia, perché penalizzata da una distanza, da pochi collegamenti, eppure sono una regione oggi fortemente industrializzata, conosciuta, con delle grandi eccellenze italiane riconosciute in Italia e all'estero, e tutto questo è partito da nonno Aristide. Una profonda adesione ai principi cristiani, il pragmatismo sociale e l'impegno sul territorio di Aristide Merloni incontrano un vasto consenso. Sindaco per 10 anni, poi senatore per 3 legislature consecutive, l'imprenditore contribuisce in modo decisivo al primato della democrazia cristiana nelle Marche. Ma Merloni non si limita a gestire il potere. Nel 63, mentre nasce il primo governo di centrosinistra, dà vita a una fondazione che si dedica all'analisi e allo sviluppo economico e sociale delle Marche. Intanto la casa officina di Via Dante a Fabriano diventa una sorta di palazzo della signoria cittadina e Aristide una figura quasi mitica. Si diceva che fosse così, quelle cose che si dicevano in famiglia, nei discorsi che si fanno, no? Che quando faceva le bilance fosse molto duro era un lavoro molto delicato che si faceva con i fabbri, dovevano essere precise, molto duro, molto nell'esecuzione del lavoro. Lui passava 4 volte al giorno quando stava qui a Fabriano, era uno che capiva a volo quello che, e capiva se quel ferro che aveva utilizzato era appropriato per la portata della bascola, ma se lui non era convinto che quelle dimensioni di quel ferro che era stato utilizzato non erano giuste, chiamava il progettista. Ecco, lì c'era quella che lui chiamava prima, c'era la ramanzina, insomma, via. E lui quando andava a vedere le carte di Marcasembo, io ho 40 anni, ho marcato una volta rosso perché sono stato investito da maggiolone. Non mi sono fatto niente, sono andato giù in ditta, ho marcato alle 1.31, non alle 1.30. Alle 1.31 a me mi ha levato 30 minuti di cosa? Come punizione 30 minuti di stipendio. I suoi metodi anche di gestione non è che erano proprio, come dire, avanzati sindacalmente. Il sindacato non c'era, insomma, era una cosa non prevista. C'era un tipo di affidabilità che comprendeva anche il territorio. Perché poi a supporto di questo c'erano le sezioni della Democrazia Cristiana, le parrocchie, e quindi l'egemonia era, come dire, totalizzante. E questo sistema ovviamente aveva i suoi limiti. Questa straordinaria empatia che lui aveva con la gente, con le persone, perché lui le amava e le persone facevano parte profondamente della sua vita. Era umano anche quando che... se era qualcuno che aveva proprio bisogno, lui aiutava sempre. Il suo modo di fare, di essere, incuteva tanto, tanto timore. E capitava che se entrava in un ufficio, capitava in ufficio e ti vedeva telefonare, veniva là e ti chiudeva il telefono, scriva la lettera. Il lavoro era molto serio, però fuori il lavoro era un amico. Che se non iniziavamo noi a fare un pochettino
diciamo un po' che allegrava la serata, era lui. Prendeva la sua bottiglia, veniva da me, da lei, da quell'altro, e giù, dai, guarda, capito? Duro e rigoroso, ma anche gioviale e esuberante, il carattere di Merloni è parte del suo successo, come del resto la sua ambizione. Dopo le bilance, le bombole, negli anni del boom, l'imprenditore marchigiano apre una fabbrica di scaldabagni a Matelica e una di fornelli a gas nella sua Albacina. Alla metà degli anni 60 la Merloni si prepara a produrre ogni genere di elettrodomestici, ma per crescere c'è bisogno di rinnovarsi. E Aristide, fino a quel momento padre e padrone dei suoi quattro figli, capisce che è arrivato il momento di farsi affiancare dalla nuova generazione. Intanto si dice, viene l'idea, siccome facciamo scaldabagni che vanno sul mercato del consumo durevole, bisogna che inventiamo un marchio, poi dobbiamo farci la pubblicità, tutte queste belle cose sopra. Dopo diverse discussioni ci venne l'idea, ma ci abbiamo Aristide, Ariston. E da lì venne fuori, insomma, che Ariston era l'Optimus, perché in greco vuol dire il migliore. Ariston presenta gli elettrodomestici fedelissimi sempre. Come la lavatrice Ariston, sempre efficiente e silenziosa, sempre delicata col suo programma salvacolori. I primi tempi sono stati anche penosi, anche deludenti. Mi fece l'impressione che una volta noi avevamo fatto una rete di agenti, insomma, in tutta Italia. Arriva una telefonata, dice all'Ariston, che film fanno stasera? Non faccio per vantarmi, ma la mia è una cucina Ariston. Cucine Ariston, prodotte dalle industrie Merloni e Fabriano. La seconda volta che ci vedemmo fu a cena da figlio Francesco, mi chiese, ma le sembra che sia possibile che noi spendiamo tutti questi soldi in pubblicità e per il computer? Allora non si parlava ancora con la parola informatica, per il computer. Allora io gli spiegai che la competizione non era più sui costi, a mio avviso la competizione andava... E lui lasciò fare perché vedeva che i figli cominciavano ancora. Vittorio Merloni, marchigiano 50 anni, sposato 4 figli. Eletto presidente della Confindustria a scrutinio segreto il 5 maggio del 1980 con 1254 sì e 163 no. Il primo industriale vero e non un finanziere o un tecnocrate. Dicono che la base industriale è con lui. Nessuno ironizza più sul rappresentante della via marchigiana allo sviluppo. Presidente Merloni, lei è di Ancona, ma oggi immagino deve vivere molto anche a Roma, anzi di Fabriano. Che cosa le manca di più della provincia? Beh, un po' la quiete, la pace, il riposo, la distensione. Si è mai sentito un provinciale a Roma? Sì. In che senso? Beh, una mia battuta, io quando ero piccolo non vestivo alla Marinara, io vestivo alla Montanara, vengo dalla montagna. Vittorio è stato molto innovativo nel design. È una persona molto curiosa e quindi si è sempre affiancato di persone che potessero portargli esperienze che lui non aveva. Mike Yasui, che è il designer giapponese preso negli anni 70, era una cosa al di fuori di ogni immaginazione. E mi ha chiesto, ma lei sa disegnare elettrodomestici? Ho detto sì, da lì. Allora ci vediamo a Fabriano, un'azienda lontano dal centro come Milano. Avere questa iniziativa, questa attenzione, questo nostro tipo di lavoro, che è un lavoro allora ancora era misterioso, no? Non era così conosciuto. E poi affidare a un ragazzo straniero, credo ha avuto molto coraggio e apertura mentale. Beh, papà è una persona sicuramente proiettata al futuro, una persona che ha sempre avuto l'intenzione
un'intuizione prima degli altri. Ha avuto una visione che l'ha aiutato in tutte le fasi di sviluppo della nostra azienda e nel suo mestiere di essere imprenditore. Il colpo più importante è stato nel lancio delle lavatrici, quando lui ebbe l'intuizione di cambiare la forma dell'oblò storico e di chiamare la lavatrice che si chiamava Margherita, la lavatrice col nome di donna. Bella da fare invidia. Porta a casa Margherita. Margherita, la nuova lava biancheria Ariston. Veramente c'era una scuola del padre su una determinazione, su una volontà fortissima di sviluppo dell'impresa che ha portato a superare delle difficoltà enormi, perché poi i problemi della concorrenza, quando sono arrivati Philips, prima gli italiani, no? Candy, Indesit e tutti gli altri, poi sono arrivati Philips, tutti gli stranieri e poi i concorrenti nuovi. L'impresa ha dovuto evolversi e dopodiché il rapporto con Fabriano è diventato molto più misto, dopodiché il riferimento era Milano e poi è diventato tutta l'Europa e oggi è la Polonia, la Russia e quindi l'Italia è solo un pezzo di questo, ma qui è cambiato il mondo, ecco. Elettronica, informatica, design d'avanguardia. La seconda generazione dei Merloni affronta la sfida dell'efficienza produttiva. Alla base del modello Ariston, che sarà esportato in tutto il mondo, però c'è la scommessa vinta molti anni prima da Aristide. È l'idea della fabbrica a dimensione umana, dell'economia diffusa, dell'equilibrio tra industria e natura. La ricerca, insomma, di una via marchigiana allo sviluppo. L'economia di scala, l'efficienza, non viene raggiunta da una sola impresa, grande, ma da tante imprese che si integrano fra di loro. Aveva fatto gli stabilimenti in ognuno dei paesi attorno a Fabriano e rispondendo questo a un concetto molto importante dal punto di vista morale anche, che il lavoro si porta dove stanno i lavoratori e non i lavoratori dove sta il lavoro. Questa è stata effettivamente l'idea di mio padre, ecco. Questa è stata, insomma, una dei cardini del suo cercare di venire incontro al territorio. Questo è socialmente e anche dal punto di vista dei costi la soluzione migliore. Perché allora c'erano questi economisti milanesi che parlavano di grande industria, di necessità di accentrare le industrie, che pensavano che questo fosse un modello sbagliato. In realtà risultò un modello giusto. Perché i salari erano più alti, di fatto. Pur essendo più bassi, dei salari degli immigrati erano più alti perché vivevano a casa loro, avevano la famiglia e poi avevano i servizi. Un quartiere operaio di immigrati a Torino non avevano i servizi che avevano nel paese, dove avevano il prete, il medico, il farmacista, la levatrice. È un modello sociale vincente. Se le Marche oggi sono una realtà policentrica, non metropolitana, organizzata su tante piccole città, su una rete di economia diffusa, lo si deve molto alle scelte che fece Aristide Merloni nel dopoguerra. Matelica, Sassoferrato, Genga, Albacina, Melano, Borgo Tufico, oltre che Fabriano naturalmente. Le fabbriche di Aristide Merloni sono piccole e monoprodotto, disseminate su tutto il territorio della provincia di Ancona. L'industria, insomma, cresce e si sviluppa in simbiosi con la tradizione agricola e la cultura contadina. Nasce una figura nuova nel panorama dell'economia marchigiana, una figura centrale, la figura del metal mezzadro.
Nasce così l'idea del metal mezzadro, ossia del contadino che diventa operaio e in questa maniera ha i frutti della terra, quindi fa il grano, fa il gran turco, i frutti della terra e anche il salario di operaio, che è una ben altra cosa, perché non è economia di scambio, quella è economia vera, economia vera. Con il prete che si arrabbia, che dice che non vanno più la domenica alla messa perché i giorni della settimana vanno a fare gli operai, la domenica fanno i contadini o si costruiscono la nuova casa sulla loro terra. C'è la vendemmia, vattene a casa e fai la vendemmia, insomma, ecco, datti malato per dire. La cultura contadina è questa, no? Ha comportato che la gente si desse da fare a lavorare. Io tenga presente che io, quando sono stato assunto, noi per 3 anni non abbiamo fatto le ferie. Dopo ce l'hanno pagate tutte, quindi ho portato a casa un sacco di soldi. Perché parlare di ferie in un'azienda che c'è era quasi una bestemmia, insomma. Ed era condivisa, non è che la gente dice il padrone ci opprime, non ci fa manco le ferie. Sì, abbiamo scioperato. Poco. Molto. Bah. Io direi su 15 anni 3 volte. Io mi ricordo quando i portuali d'Ancona venivano davanti ai cancelli di Albacina per fare i picchetti, per impedire durante gli scioperi generali alla gente di entrare, insomma. C'è stata anche una battaglia dura su questo fronte. La CGIL non aveva tanto diritto di cittadinanza dentro a il contratto veniva applicato, ma solo perché c'era un contratto nazionale, ma non c'era, il contratto aziendale era fatto di super minimi, di pacche sulle spalle, di piaceri reciproci che venivano a maturarsi a seconda delle esigenze. Sciopero da Merloni era una contraddizione, perché la gente andava da Merloni per poter lavorare. Insomma, c'erano dietro di sé secoli di disoccupazione, decenni di disoccupazione. E quindi la gente non scioperava perché, grazie a Merloni, aveva esorcizzato la disoccupazione. Un modello vincente, insomma, che consentirà negli anni di attenuare gli scontri sindacali. Alla fine degli anni 60, intanto, il gruppo Merloni fattura più di 50 miliardi di lire e conta oltre 3.000 dipendenti. I figli di Aristide, Esther, Francesco, Antonio e Vittorio portano avanti, ognuno secondo la propria vocazione, i diversi rami dell'azienda. Il marchio Ariston è ormai sinonimo di un'impresa moderna e avanzata. Ma il 19 dicembre del 70 un incidente sembra spezzare per sempre il sogno del miracolo marchigiano. Io stavo andando nello stabilimento del figlio Antonio e fu preso a sinistra. Dalla destra fu colpito da una macchina che veniva ad alta velocità e lui è rimasto travolto. Abbiamo avuto la notizia mentre tornavamo da scuola, un grande silenzio e noi quattro, io e i miei fratelli che camminavamo in mezzo alle persone che ci guardavano con tenerezza. E mio nonno disteso sul letto. Per me è stato cadere un po' in un buco nero, e anche se ero molto piccola, però la sua presenza era molto forte per me, era molto molto forte, sai, quelle cose che passano poi senza tanti diaframmi, senza tante spiegazioni, ci sono e basta, no? È stato un momento difficile perché il trapasso generazionale è il momento più difficile per un'azienda. E lì indubbiamente tutti erano un po' sul qui vive, un po' il trapasso è stato tragico e immediato perché per un incidente e non è stato niente insomma preparato e purtroppo. Mi ricordo, io ero l'unico che avevo una procura e potevo firmare, gli altri nessuno c'aveva niente, e comunque siamo andati avanti anche con le banche, ma le banche non ci davano niente, addirittura io avevo delle
cambiali firmate Enrico Mattei, che la Banca di Roma ce le rimandò indietro. Non c'era fiducia, insomma, capito. Per i Merloni è il momento più duro. Fabriano in lutto e tutta la regione è orfana di un imprenditore e di un leader amato e rispettato. Tra dolore e sconcerto, i figli di Merloni si riuniscono nelle ore successive alla tragedia e decidono di andare avanti nonostante l'ostilità delle banche. Francesco Merloni viene eletto all'unanimità presidente della società capogruppo, ma il venir meno dell'autorità paterna sembra dividere l'unità della famiglia. Loro già avevano 3 aziende sostanzialmente. Antonio per conto suo, 100% la sua parte, che era la parte meccanica, più c'aveva lo stabilimento per le lavatrici che vendeva a terzi. Antonio ha fatto sempre per conto suo, si è sviluppato, è cresciuto molto, ha fatto anche, vorrei dire, anche molti soldi, e poi però non si è adeguato ai tempi. Nel 2008 l'avventura di Antonio Merloni si chiude. L'impresa viene travolta dalla crisi e dichiarata insolvente con debiti per 543 milioni di euro. 2 stabilimenti a Fabriano chiudono. Nel 2010 la fabbrica di bombole costruita da Aristide con l'aiuto di Mattei viene ceduta al gruppo Gergo di Osimo. Adesso con la botta che abbiamo avuto, terribile, della Antonio Merloni, è tutto cambiato. Siamo di fronte a un'altra cosa. 3.500 persone interne che perdono lavoro. Adesso se ne assorbirà forse 700, hanno detto, ma 300, se va bene. Franco e Vittorio e la sorella, viceversa, si divisero un terzo, un terzo, un terzo della parte elettrodomestici, che poi fu divisa e fino a che sono diventati in maggioranza anche ciascuno nella sua parte. A partire dal 1975 Francesco e Vittorio portano avanti rispettivamente i 2 rami principali dell'azienda, la Merloni igienico-sanitaria e la Merloni elettrodomestici. Entrambi i gruppi fanno capo ad un'unica finanziaria, la Merloni S.p.A., con partecipazioni uguali tra i 2 fratelli e la sorella Esther. La parte termosanitaria guidata da Francesco Merloni si sviluppa. Mobili per cucina, vasche da bagno, ma sono gli scaldabagni elettrici ad essere il vero punto di forza dell'azienda. E con lo stabilimento in Belgio nel 1974 si aprono le porte del mercato europeo. Le difficoltà, però, non sono poche. È un grosso investimento che poi, con la svalutazione della lira in Italia, andava a costare sempre di più. Quando sono andato la prima volta a una banca in Belgio, alla Société Générale de Belgique, dice veramente gli italiani qui vengono a fare i minatori o i cantastori o i mandolinisti? Dice che un industriale vuole venire a fare una fabbrica in Belgio, dice, non l'avevo mai sentito. La sfida è vinta e poco dopo, nel 1981, si apre il primo ufficio commerciale a Singapore, che costituirà la testa di ponte nel continente asiatico. Nel 1987 la Merloni Elettrodomestici, guidata da Vittorio con l'accordo di tutta la famiglia, è quotata in borsa. Nello stesso anno l'Indesit, un marchio ampiamente affermato in Italia e all'estero con 5.000 dipendenti, entra in crisi. Vittorio, con il parere unanime della famiglia, decide di concorrere all'asta per l'acquisizione dell'azienda e la vince. L'incorporazione del colosso piemontese sul piano organizzativo e commerciale non è facile. Mi ricordo che andammo a vedere la Indy, mi portò a vedere la Indy a casetta prima ancora di comprarla. Mi disse: vieni con me, andiamo a vedere la Indy. Arrivavamo con l'elicottero, c'erano questa fila di stabilimenti enorme che a noi ci sembrava una cosa incredibile rispetto alla nostra dimensione di fabbrica di allora, rispetto alla nostra organizzazione. Quindi no, rimanemmo abbastanza scioccati dalle dimensioni di questa società. Quel che mi raccontò Vittorio, che andò in Mediobanca per chiedere la fiduzione, gli dissero: ma chi vi conosce? I Merloni, tutto sommato, sono cresciuti, sono anche cresciuti, diciamo così, attingendo al debito, ma non sono stati subito amati, diciamo così, come un fenomeno esemplare
per lo sviluppo del Sud. Se andava Agnelli, la risposta era diversa. Se andava Merloni, democristiano, forse, è una mia interpretazione però, però è così. Nel 1993 le dimensioni delle due aziende dei fratelli Merloni comportano la divisione definitiva delle due società. Negli anni 90 il gruppo termosanitario di Francesco si afferma in Cina, poi ancora in India e in Vietnam. Nel 2001 diverse acquisizioni segnano l'ingresso di Merloni termosanitari nel settore del riscaldamento. Oggi Ariston Thermo fattura 1,25 miliardi di euro con 6.700 dipendenti, 47 società controllate in 30 paesi e una distribuzione che copre oltre 150 stati in tutto il mondo.